ragazze, ciao ragazzi. Allora, come promesso, iniziamo la carrellata di cose che non vi ho mostrato in questi mesi dai prodotti che ho smaltito. Ne sono parecchi, sono in questa busta di Calzedonia e di questi ovviamente, di alcuni c'è già la recensione su YouTube e quando li mostrerò linkerò in una nuvoletta al video della recensione, al minuto esatto, così se lo aprite si apre una nuova pagina e parte la recensione di quel prodotto. Di alcuni li ho comprati e finiti in questi mesi in cui non ci siamo visti, quindi in questo video farò la recensione di questi prodotti. Giù nell'info box scriverò ovviamente tutta la lista dei prodotti che vi ho mostrato e in più a fianco a quelli che in questo video faccio la recensione scriverò recensione, magari se il video è troppo lungo anche il minuto in cui parte la recensione di quel prodotto, così se volete evitare di scorrervi tutto il video e vi interessano solo alcuni prodotti potete direttamente ricercarli. Iniziamo, peschiamolo. Inizio a far vedere. Avanti, vado giù con la prendo questo. Allora, è dell'acqua alle rose, è un gel detergente della Roberts. Sì, di questo c'è la recensione, mi ricordo. Vado giù. Cosa peschiamo? Mascara della Kiko, l'Ultra Tech. L'ho adorato, anche di questo c'è la recensione, se non erro. Mi sembra di sì. Se non c'è, come facciamo? No, ci sta. Credo. Kioti Spari, tonico emoliente luminosità, gli oli essenziali di lavanda e palargomio per pelli naturali, normali e miste, la numero 2. Anche di questo c'è la recensione. Andiamo giù e peschiamo contorno occhi della Leocrema Viso antirughe contorno occhi all'aloe vera, collagere D panantenolo, B glucano, eufalia, camomilla. Certificato aloe vera. Questa confezione che io ovviamente, come al mio solito, ho squartato e anche di questa c'è la recensione. Peschiamo. Revlon, gel corpo snellente con cla, carnitina e caffeina, 24 ore di idratazione, tutti i tipi di pelle, 300 ml, anche di questa c'è la recensione. Forse ne sono pochi di quelli che ho finito e non avevo fatto la recensione? Probabile. Essence Night Studio Nails 2 in 1, il gel rimuovi cuticole per mani. Questa è la seconda confezione che ho acquistato e finito, lo adoro. Peccato che l'avevo tolto dalla produzione perché veramente era un prodotto veramente ottimo. Peccato. Peschiamo. Kioti Spari, cosa sei tu? Gel benessere gambe all'olio essenziale di lavanda. E anche di questo c'è la recensione. Ovviamente, squartato. È stato una manna dal cielo questo prodotto quest'estate per le mie gambe, veramente. Scorriamo. Correttore della Deborah, non so neanche se esiste più questo correttore, si chiama Color Copy, correttore autoadattante con anti-age, attivo anti-borse e anti-occhiaie per esaltare la luminosità della pelle per tutti i tipi di pelle. È durato un bel po' e mi è piaciuto. Non si infilava nelle pieghette. Anche di questo ci dovrebbe essere la recensione, se non erro. Però è un prodotto vecchio, forse quando ho iniziato già lo tenevo, probabile. Mi ricordo. Comunque mi sono trovata bene, non so neanche veramente se c'è ancora in giro. Non ci ho fatto caso. È durato veramente tantissimo.
Ancora Essence, ancora Studio Nails, il Bet Gel Nails, il base sealer, la base. E anche di questa c'è la recensione. Sai che quelli che ho recensito arriveranno tutti alla fine? Un deodorante, non mi ricordo neanche più di che marca era perché si è scacciato l'etichettina. Boh, neanche dietro c'è scritto più. Un deodorante. Limetta della Essence l'ho consumata, era quella che stava nella bustina di plastica, la tenevo in borsa e me la portavo in viaggio per qualsiasi evenienza. È durata parecchio, non era molto aggressiva, comunque c'è la recensione. La plastichina l'ho conservata. Scusate, mi è uscito un ruttino. Ups. Comunque, la plastichina l'ho conservata perché ho messo un'altra limetta più o meno della stessa dimensione. Poi, un campioncino della Roche-Posay, una crema viso a 50+, di protezione 50+. Non si legge, vabbè, scritto troppo piccolino. E anche di quella c'era la recensione. Ora, Kiko. Salviette mani con azione igienizzante. Queste le comprai 20 pezzi. Le comprai per andare in vacanza. Due confezioni. L'una quando stavano? Forse 1,80 euro, qualcosa del genere. L'altra ce l'ho ancora in borsetta, non l'ho finita. Di questo non ricordo se hai fatto la recensione. Probabilmente no, perché l'ho comprato prima della vacanza. Io ho finito di fare i video prima della vacanza, forse ve l'ho solo mostrato. Comunque ha la chiusura di plastica e anche quella così c'è. Oddio, hop, anche quella scocciosa, come si dice? Adesiva. Via, scusate. Odorino, odorino, odorino. Delicato, non mi ricorda per niente quei gel, come si chiamano? Igienizzanti tipo, Dio che non sopporto proprio l'odore. La mucchina, Dio, mi viene mal di stomaco ogni volta che lo sento. Dentro ce n'erano 20 pezzi. La salvietta era abbastanza grande, ben inumidita, quindi si riusciva bene a lavare tra virgolette le mani in momenti in cui uno non ha a disposizione né acqua né sapone. Mi sono trovata bene. L'apertura si chiude veramente ermeticamente, scusate, e non si riapre facilmente. Quindi messo in borsa anche con altre cose, non rischiate di trovarlo aperto e ovviamente le salviette si seccano e non sono più utilizzabili. Perfetto. Good. Andiamo avanti. Altre salviette. Questo era un campioncino che regalarono a mia madre. Sono della Naturelle Cosmetics by Winnies. 10 eco salviette struccanti, delicati viso, occhi e labbra. Morbide e resistenti, senza alcol, delicatamente profumate, arricchite con estratto di camomilla, azione rinfrescante e lenitiva, glicerina, azione emolliente e idratante. Tessuto di origine naturale con estratto di camomilla ottenuto da coltivazioni biologiche dermatologicamente e oftalmologicamente testate, profumazione priva di allergeni, no parabeni, peg free. Qualche altra cosa carina da leggervi? No. Tessuto in puro cotone con fibre di origine naturale e delicato, allo stesso tempo resistente per la sua formulazione dermatologicamente testata e studiata per ridurre il minimo possibile l'insorgenza di allergie. L'assenza di alcol rende ancora più delicata sulle pelli sensibili. Allora, odore, se ce n'è ancora, di aloe.
aloe vera, veramente di aloe vera. E si sente anche la camomilla, lo dice? Io l'aloe non l'ho letta. Oh sì, l'abbiamo letta aloe? No, però io la sento, perché la sento? La camomilla si sente. Sembra quando fate la camomilla, l'infuso di camomilla, quella proprio con i fiorellini, è bella intensa, anche se ormai l'ho utilizzata a luglio queste salviettine, me le sono portate in vacanza visto che erano 10, ci stava. Perché io sento l'aloe? Distingo chiaramente l'aloe vera. Comunque, ovviamente è più intenso il profumo di camomilla. Mi sono piaciute, struccano bene. Non ho provato sul trucco waterproof perché io non lo uso. Però l'ho provata con belli smoky nero, viola, grigio, tipo pugno in un occhio. Sto sclerata. E hanno struccato tutto. Struccano bene anche le labbra, dai rossetti intensi come ce l'ho oggi. Gloss con i glitterini li portano via e non ve li spargono per tutto il viso. Toglie benissimo fondotinta, anche se ben stratificato, una bella base, tipo mi è capitata di struccarmi dopo il matrimonio di mio cugino, e ovviamente dovendo stare truccata e perfettamente in forma il mio trucco per un'intera giornata, avevo fatto base siliconica, strati di correttore, fondotinta, cipria, contouring, illuminante, fardo, non si capiva niente. E la sera ho struccato con una sola salvietta, ovviamente si era fatta completamente nera, però ho struccato tutto. Dopo ho dovuto soltanto risciacquare con il detergente, però avevo la pelle pulita, veramente. Dopo ho passato anche un batuffolo di cotone imbevuto di detergente per vedere se avevo ancora bisogno di struccaggio, era completamente bianco. Sugli occhi avevo uno smokey bellissimo, mi hanno fatto i complimenti un'amica che non vedevo da parecchio tempo, mi ha incontrato la sera. Nel matrimonio, io mi ero truccata tipo alle 9 del mattino, alle 10 del mattino, a che ora ci siamo incontrati? Forse erano le 2 e mezza, 3, qualcosa del genere. Stavo tornando a casa. Lei è una make-up artist, sta studiando per diventare make-up artist. E mi ha fatto i complimenti per il trucco che gli avevo detto che mi ero truccata la mattina. Era resistito in maniera eccellente. Avevo questo smokey che non si era sciolto, aveva una bellissima sfumatura. Se ricordo come l'ho fatto e ho un po' di tempo, ve lo vorrei proporre, però non metto niente in cantiere perché veramente rischio di dirvi sì, lo faccio e poi tra una cosa e l'altra, comunque mi trucco solo il sabato sera e non ho tantissimo tempo, rischio di non potervi accontentare, però veramente ho avuto i complimenti da una che allora, lo studia il trucco, quindi YouTube funziona, ragazze. Cioè, anche una persona con poca manualità, senza gli attrezzi del mestiere, come dicevo nel mio primissimo video, riesce a ricreare su se stessa un trucco resistente, bello da vedere, anche di manualità buono. Alla fine lo smokey l'ho fatto completamente con il pennello, quello della Essence, tipo penna sfumatura, completamente con quello. C'erano diversi colori, questo è vero, avevo il nero, c'era il viola scuro, il viola chiaro e anche il rosa e il bianco. Veramente era una gradazione sull'altra di colori, però ho sfumato solo con quello. Ovviamente tra un passaggio e l'altro l'avevo ripulito, però solo con quello. E queste salviette hanno portato via anche quello smokey. Sotto avevo ovviamente la base, quella di Clio, e una base con la matita nera, l'attaccatura salendo poco poco verso la piega, nella parte finale per darmi profondità. Sotto avevo una quintalata di matita, mascara, contro mascara, ho fatto 10.000 passate di mascara, le ciglia finte. Scusate lo stacco, ma la videocamera ha deciso di mollarmi a metà video, quindi sono passati 2 giorni quando ho girato il primo pezzo, ora continuo questa carrellata di prodotti che ho finito in questo periodo in cui non ci siamo visti. Come stavo dicendo nella parte precedente, le eco salviette struccanti mi sono piaciute veramente molto, molto più delle salviette classiche che utilizzo io su base quotidiana per struccarmi. Prossimo prodotto della Garnier, una crema, si chiama Fresh
Fresh Essential, crema idratante continua 24 ore, idratazione intensiva, l'estratto d'uva e vite, e vitamina E per pelli normali o miste. Crema classica in questa confezione da 50 ml, molto gelosa, di facile applicazione, si stendeva in modo uniforme e piacevole, si assorbiva velocemente, non lasciava la pelle unta. L'ho utilizzata nel periodo estivo di molto caldo e molta umidità, mi sono trovate egregiamente bene. L'ho utilizzato insieme a questo fondotinta dell'asta lunga tenuta, di cui qua vi metto la recensione, per crearmi una crema colorata, sia più fondotinta che crema, e più crema e poco fondotinta, dipendeva molto dalle situazioni del mio viso, dall'idratazione che volevo, dalla copertura, eccetera. Mi è piaciuta veramente tanto, una crema semplice, poco pretenziosa per l'estate. Perfetta. Ora carrellata di campioncini. Primo campioncino della Hydro Shea della linea Pure System, un trattamento anti imperfezioni 4 in 1. È uno di quei trattamenti che vanno messi sul brufolo che sta nascendo e aiutano il suo corso di vita, agevolano la sua morte, tra virgolette. Di tutti quelli che ho provato, quando ero piccolina ne ho provati diversi, questo è uno che veramente fa quel che dice, nel senso che veramente anticipa la fase peggiore del brufolo, cioè quando è gigantesco, lo secca rapidamente e vi levate il pensiero. Ne basta una quantità infinitesimale. Questo campioncino da 1 mg mi è durato tantissimo tempo. L'ho utilizzato su diversi brufoli, mi è piaciuto, buono. Ancora le brochette della linea Cure Solution, un contorno occhi, un rollone occhi anti-occhiaie, anti-borse e anti-fatica. È uno di quei prodotti roll-on con le tre sferette che aiutano a massaggiare, a ristabilire un pochettino la microcircolazione. Io l'ho trovato un prodotto molto pesante. Nel contempo si assorbe con troppa rapidità, anche perché immagino che la confezione è normale, essendo uno stick con le palline, è il prodotto ideale per quel tipo di scatolina, come si dice, contenitore, quel tipo di packaging, come si usa dire. Così solo il prodotto non mi ha entusiasmato più di tanto. Allora, della Bottega Verde, della linea Collagen Cure, crema viso giorno, azione antirughe avanzata con collagene vegetale ed elastin defense. Una crema per un tipo di pelle un pochino più in là con gli anni rispetto alla mia, ma è una classica crema antirughe, cioè una di quelle creme che va massaggiata rapidamente sul viso, si assorbe, si asciuga rapidamente e crea quel film che vi distende i lineamenti e attenua un pochino le rughe per il tempo che l'avete sul viso. Classica, senza pretese, si assorbe rapidamente, non è fastidiosa in estate, questa l'ho provata a luglio più o meno. Mi è piaciuta, non la utilizzerei perché per ora non credo di averne bisogno. Se già ora ne devo stare così. Però la consiglierei forse dopo i 40, poi ognuno valuta bene la propria pelle, però forse alla nostra età, io ne ho 29 di anni. Attenderei un altro po'. Un'altra crema, questa invece sono entusiasta, è della Sephora. Crema leggera idratante, una crema impalpabile. La mettete, si asciuga, non lascia pelle unta, non lascia zone particolarmente secche o troppo idratate, si attenua, cioè si attenua, si sistema bene, scusate, un pochino stanca, si sistema bene sul viso. Una crema che mi è piaciuta. Poi la
Confezione prova qua da 4 ml, mi ha stupito. È un buon quantitativo per poter provare una crema giornaliera. Anche questa l'ho utilizzata nel mese di luglio. È stata una bella. Era un bel momento quando la mettevo. Mi sentivo idratata, ma al tempo stesso sicura di essere opaca. Ecco. Tre prodotti della Kyoti Spari, un esfoliante levigante agli oli essenziali di Copaiba, sì, Palmarosa, Pelargonio. Allora, per pelli secche e sensibili utilizzare una volta a settimana su pelle bagnata, per pelle normale e grasse utilizzare 1 o 2 volte a settimana a secco, massaggiare evitando il contorno occhi, insistere su fronte, naso e mento, risciacquare abbondantemente con acqua tiepida. Questo tipo di esfoliante che si presenta sotto forma di una pasta biancastra con questi microgranuli per niente aggressivi, per niente abrasivi, non vi graffiano il viso, non lasciano zone arrossate perché avete provato a pulire meglio il viso, non vi lasciano la pelle con quella sensazione di oddio, forse ho esagerato. Veramente lasciano la pelle soffice e depurata, pulita, tolta dalle cellule e degli zombie che abbiamo in faccia. Questo prodotto l'ho utilizzato sia con pelle bagnata che con pelle asciutta. Una volta a settimana, il lunedì, quando prima di iniziare il mio lavoro, lo dedicavo alla bellezza della mia pelle. Prima di iniziare a studiare, prendevo quella mezz'ora, oretta, poi dipende, e mi depuravo bene il viso. Questo era l'esfoliante che ho utilizzato nell'ultimo periodo. E lo utilizzavo a secco, cioè su pelle asciutta, prendevo il prodotto, massaggiavo, 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 insistevo dove dovevo insistere, risciacquavo, la pelle era bellissima, pronta a accogliere i successivi trattamenti, che poteva essere una maschera, poteva essere un cerottino alla punti neri, poteva essere una semplice crema idratante e poi subito l'ho fatta volare, subito a fare le cose che non doveva fare. E l'ho utilizzato anche con pelle asciutta, sempre una volta a settimana, però il sabato sera, dopo essermi struccato dal fondotinta. Io utilizzo il fondotinta solo il sabato sera e perciò sento la mia pelle che ha bisogno di essere depurata, pulita fino in fondo quando uso il fondotinta, quindi faccio un piccolo scrub anche il sabato notte prima di andarmene a dormire. E con pelle asciutta, ovviamente, con pelle bagnata, ovviamente il prodotto è più delicato e quindi io lo utilizzavo come passaggio. Sì, mi sono già struccato, ho usato già il latte detergente e continuo un altro po' a pulire, così quei residui di fondotinta sulla mia pelle vanno completamente via. Mi è piaciuto in tutti e due i casi, sia come prodotto tipicamente esfoliante per una pelle medio, mista o grassa, sia come prodotto di fine pulizia. Buona. Sempre della Kyoti Spari, una maschera purezza, gli oli essenziali di mirto, palmarosa, pelargonio, sempre lui. Applicare uno strato sottile sulla pelle pulita, evitando il contorno occhi e labbra. Lasciare agire per 10 minuti, quindi rimuovere con acqua fredda e con l'aiuto di una spugnetta. È una di quelle maschere che diciamo che vanno ad assorbimento e non si seccano sul viso, tipo una maschera all'argilla. Tenuta addosso è come se penetrasse all'interno della pelle e quando l'andate a togliere, togliete anche lo sporco. L'odore non è sgradevole, non passate quei 10 minuti, Dio, quando finisco non ce la faccio più. No. È un odore gradevole, vi rilassate, vi depurate il viso, non è aggressiva, non vi lascia quella sensazione, mi devo grattare, non ce la faccio più. No, è veramente una cosa delicata. Mi è piaciuta. Poi ha anche veramente un gradevolissimo odore. Ancora Kyoti Spari, ancora una maschera, questa volta idratante, agli oli essenziali di lavanda e rosa. Non si danno più gli odori, che peccato.
Applicare abbondantemente la maschera su tutto il viso, precedentemente pulito, evitando il contorno occhi, lasciare in posa per 15 minuti, rimuovere con un fazzolettino senza strofinare e massaggiare per far penetrare il prodotto in eccesso. Questo prodotto l'ho utilizzato quest'estate, durante la vacanza al mare, nella sera un pochino particolare, alla sera del mio anniversario di fidanzamento con il fidanzato. Ovviamente dopo siamo andati a Cina, però il giorno comunque siamo stati a mare, tutta la settimana precedente siamo stati a mare, avevo la pelle desiderosa di bere, la sete, si sentiva che aveva bisogno di una sferzata di energia idratante. Pensando a questa cosa l'avevo portata e ho fatto bene, l'ho messa. L'ho lasciata in posa 15 minuti, dopo mi sentivo veramente bella. Tranquilla, in quei 15 minuti di relax sono messa sul letto, ho chiuso gli occhi, bella, rilassata proprio. Quando sono andata a togliere l'eccesso con la velina e poi a massaggiare, mi sono iniziata a preoccupare perché ce n'era troppa, non riuscivo a farla penetrare. Il mio viso aveva deciso, mia bella dice basta, che questa non ce la faccio più. Ho iniziato a scenderla sul collo, mi sono idratata le mani, volevo idratare tutto. Comunque, dopo avevo questa pelle rimpolpata, idratata. Soffice, dopo sì, ho messo il fondotinta e tutte le mie cose, però potevo anche evitare di metterla perché la mia pelle era proprio bella, mi piaceva. Buono, good. Ultimi prodotti da recensire della G-Cube, della linea Sun Protection. Avevo diverse provine di questi prodotti: l'olio, lo shampoo e la maschera. Ne avevo diverse perché sono andata diverse volte nel negozio durante l'estate e la commessa molto gentilmente ogni volta che voi entrate vi dà sempre il campioncino. Non ve la lascia mai una. Parliamo una alla volta dei prodotti e poi alla fine dirò cosa ne penso di questi prodotti della linea, se mi sono piaciuti o meno. Allora, il primo è un olio protettivo con filtri UV con l'olio di macadamia. Ha un profumo molto delicato. Cosa principale per l'estate, non attira gli insetti. Sono andata a mare dove c'erano vespe e api di queste dimensioni che ti svolazzavano, li sentivi che stavano arrivando, però non sono stata aggredita, quindi non credo che a questi insetti questo odore piaccia. È un prodotto che va messo sui capelli prima dell'esposizione solare, come si mette una crema. E ovviamente riapplicato durante il corso dell'esposizione più volte. Avevo diverse provette, come ho detto, le ho messe in un piccolo spruzzino e quindi mi era facile e comodo da portare ad applicare perché la bustina così era un pochino complicata. Cosa dire? Non mi ha unto i capelli, me li ha protetti. Era piacevole come gesto spruzzarlo sui capelli. Buono. Probabilmente se andavo a mare in un posto dove c'era la doccia tipo fredda come era nella mia vecchia così c'è scusate, il mio vecchio lido, forse non me la portavo. Quest'anno sono andata a mare in spiagge libere, quindi avevo bisogno di un protettivo per i capelli, perché quando uscivo dall'acqua avevo possibilità di farmi una veloce doccia fredda, risciacquavo subito i capelli dal sassenile e dal sale per evitare che si rovinassero. Non avendo avuto opportunità quest'anno, questo è stato un prodotto utilissimo. Poi, sempre della linea Sun Protection, lo shampoo idratante e ristrutturante, sempre agli UV, sempre con olio di macadamia. È un prodotto molto liquido che deterge in modo profondo il capello da salsedine, sale, e altre cose. Tipo sabbia, eccetera, ma allo stesso tempo non vi disidrata e vi squama il cuoio capelluto e il capello. Anzi, avendo l'olio di macadamia, dopo lo shampoo sentite proprio la cute molto idratata, non tira, non dite oddio, fatemi mettere il balsamo perché sennò mi cadono i capelli che sono diventati stoppa. No, mi è piaciuto. Ovviamente insieme mettevo sempre la maschera reidratante e ristrutturante sempre agli UV con olio di macadamia,
A differenza del suo compare shampoo, è molto molto corposa, molto bella, non si muove, non si muove, la metti là sta, da tenere solo 3 minuti in posa. Io sinceramente pensavo che fosse così, pensando all'olio, pensando quando l'ho presa una volta in mano la sentivo pesante, ho fatto oddio, questa qua mi si mette sui capelli, me li appesantisce e vado tipo mortise in giro. Invece no, io in estate non uso mai il fono, quindi le asciugo all'aria. Ho avuto possibilità di poterli fare ricci col diffuso, con come si chiama, la schiuma, e non vederli sempre a mo' di mortizia. Questa linea mi è piaciuta molto. L'ultima cosa che ho notato, io taglio i capelli una volta all'anno, questa perché dopo l'estate ovviamente uno ha i capelli pieni di doppie punte, disidratati, bisognosi di un cambio di veduta. E io sempre a settembre vado dal parrucchiere, taglia tutto, non me ne importa niente, facciamo un nuovo taglio. Un nuovo taglio, faccio sempre lo stesso taglio, giusto per accorciare un pochino le punte perché ce l'ho sempre disidratate e piene di doppie punte. Quest'anno che ho utilizzato questi prodotti durante l'esposizione solare, i miei capelli ne hanno giovato tantissimo. A settembre non avevo i capelli come una scopa quella da spazzacamino, potevo anche evitare di tagliarli, alla fine li ho tagliati per avere un cambio, però potevo benissimo evitare di tagliarli. Me li hanno nutriti, me li hanno protetti. Sto avendo un buon prodotto. Dopo questa ennesima tosse e questa carrellata con cambio di luci e bestiario, location sempre la stessa, location, postazione sempre la stessa, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazze, ciao ragazzi, ciao ragazze, in gamba, bye.